Un solo punto nella gara interna contro la Cireale e vetta della classifica lasciata agli altri. Questo è il bilancio della Vibonese al termine della partita giocata alla Razza. È stata una partenza d'handicap con la Cireale in gol al primo affondo con un rigore concesso ai siciliani. Romano spiazza del bello che perde l'imbattibilità casalinga dopo 636 minuti. La Vibonese accusa il colpo, arranca sotto i colpi della Cireale e del bello si erge ancora una volta a baluardo. La gara si trasforma in una sfida tra portieri perché quando la Vibonese ricomincia a giocare pressa alla ricerca del pareggio, ad essere protagonista è il numero uno siciliano Zizzania, che frena le velleità dei padroni di casa che intanto nella ripresa stringono d'assedio la Cireale fino al gol di Convitto al termine di una splendida azione personale che suggella il suo settimo gol in campionato. La gara si attorciglia su se stessa con Boucher che perde la pazienza e viene addirittura espulso. La Vibonese non riesce senza l'allenatore in panchina più a trovare il bandolo della matassa ed il pareggio alla fine è inevitabile. Io ho visto sì il primo quarto d'ora male, dove comunque non eravamo la solita squadra, stranamente impauriti, abbiamo dato troppo campo all'avversario. Poi siamo usciti fuori, l'abbiamo riagguantata, abbiamo creato una buona mole di occasioni, siamo andati sul pari a fine primo tempo. Il secondo tempo, ti dico la verità, visto comunque la squadra col pallino del gioco, ci è mancata quella brillantezza dovuta pure forse un po' alla stanchezza che non lo so, stiamo accumulando nel tempo, non siamo stati i soliti nelle nostre trame, nonostante tutto abbiamo cercato di creare, però purtroppo è andata così e accettiamo. Mi sembra ovvio per meriti della Cireale, perché comunque c'è giocatori importanti ed esperti di categoria, quindi se è riuscita ad andare a Trapani, uscire indenne, la stessa cosa oggi significa che comunque la squadra c'è, i suoi profili sono importanti, esperti, quindi hanno un'idea di gioco e si è visto oggi comunque. Hanno delle capacità importanti che gli permette comunque anche fuori casa di dire la loro e dirla bene.